Ciao a tutti e benvenuti in questo video di cucina. Oggi voglio farvi vedere una ricetta molto semplice, molto veloce, che secondo me è ideale sia per delle feste sia per un picnic, un pranzo al sacco, che è il tramezzone. Banalmente è un mega tramezzino molto molto grande. Vi faccio subito vedere come lo farcisco io, perché potete farcirlo in milioni di modi diversi. Noi l'abbiamo fatto. Il modo in cui lo farcirò oggi è il modo classico che abbiamo visto fare e che di solito noi facciamo, ma ho provato a farlo anche solo al pesce oppure con altri ingredienti, quello sta un po' ai vostri gusti. Ma partirei subito col abbassare e farvi vedere come si cucina. Allora, partiamo con una confezione di tramezzini. Ci servirà tutta, perché il senso del tramezzone è proprio che è un tramezzino enorme, quindi usiamo tutta la confezione, che sarà un tramezzino a 5 piani. Di solito hanno 5 fette di pane questi. Lo apro perché sennò viene fuori tutto rotto, perché si appiccica. L'importante è non rompere il pane, perché ci serve tutto intero. Vediamo se così riesco. Voilà, ecco qua. Questi saranno gli strati di pane del nostro tramezzino. Allora, teniamo il primo e spostiamo gli altri. Mettiamoli qua. Allora. Devo fare spazio. Primo strato, di solito noi mettiamo insalata russa, potete comprarla già fatta, potete farla voi in casa o, come faccio io, di solito prendo il preparato della Bonduelle che si chiama Fantasia di Verdure e ci aggiungo della maionese, perché sennò quelle comprate di solito non mi piacciono, sono troppo acide. E andiamo a riempire il primo strato fondamentalmente, cioè non bisogna fare altro che riempire, farcire il tramezzino. Non è niente di che, come ho detto, molto semplice, però secondo me fa una bella figura quando è completo. Noi l'abbiamo fatto come antipasto a Natale, Capodanno, Pasqua, eccetera, e appunto abbiamo provato diverse varianti di farcitura. Appunto, uno l'abbiamo fatto solo con pesce, che prevedeva uno strato con il salmone, uno strato con il surimi e maionese, uno strato con tonno e formaggio spalmabile, che c'è anche in questo perché è immancabile il tonno con formaggio spalmabile, e uno strato con l'insalata di uova, che c'è anche in questo. Quindi abbiamo semplicemente sostituito questo e lo strato che faremo dopo col prosciutto. Sto cercando di farla stare bene, ma va anche un po' sui bordi, sennò i bordi rimangono troppo secchi. Però devo anche fare in modo che quando verrà coperto non va da tutte le parti. Questo pezzo di patata che è già andato per i fatti suoi. Ok, e niente, dicevo, avevamo visto un'immagine su internet, mia mamma l'aveva vista, ho detto proviamo a farlo così, e secondo me è un'idea carina, così un po' stuzzicosa, appunto come antipasto alle feste, perché è carino presentarlo così piuttosto che le solite tartine. Potete presentarlo intero, appunto, tipo mattonella, come la chiama mia mamma. Adesso passiamo al secondo strato. Voilà. Il secondo strato è, come vi dicevo, tonno e formaggio spalmabile. Dicevo, o lo presentate così come mattonella, che poi uno si taglia la fettina che vuole, oppure potete farlo già in porzioni. Per esempio, questo ce lo mangeremo noi oggi a pranzo, e quindi lo divideremo poi già in tre, che è più comodo. E sempre in quest'ottica, appunto, potete, alla fine, siccome è fondamentalmente un tramezzino, potete usarlo per dei picnic, dei pranzi al sacco, se, non so, al lavoro avete la pausa pranzo, dovete portarvi dietro qualcosa da mangiare, potete portarvi, magari fate questo e lo dividete fra i membri della famiglia e ve lo portate.
Io direi che l'unica cosa è che se ve lo dovete portare fuori casa non bisogna fare l'ultimissimo strato, ovvero sull'ultimo strato alla fine poi ci va una decorazione, no? Che prende un pochettino più carino. In quel caso io direi di non metterla perché sennò è più un casino, però dovete vedere un po' voi cosa decidete di fare. Certo che spalmare con una forchetta non è il massimo, però vabbè. Ovviamente potete farlo anche in versione vegetariana, mettendoci quello che volete, perché ripeto, fondamentalmente è un panino, un enorme panino che ognuno si farcisce con quello che preferisce. Quindi non so, mi viene in mente, per esempio, l'hummus, potrebbe essere uno strato, un altro strato potrebbe essere la guacamole, poi cosa potete mettere, non lo so. Dipende sempre se siete vegetariani o vegani, altrimenti se siete vegetariani che quindi mangiate le uova ci potrebbe stare benissimo anche l'insalata russa e l'insalata di uova che è il prossimo strato, quindi ve la faccio vedere fra poco. L'ho messo abbastanza, non riesco a capire se, perché mi sembra che da un lato ce ne sia di più che dall'altro. Mettiamo ancora un po'. Quindi, come dicevo, fondamentalmente, cioè, non è niente, non, è facilissimo, possono farlo anche i bambini. Riempitelo con quello che vi pare piace, quanto volete, fatevi quanti strati volete. Noi utilizziamo tutti e cinque gli strati perché almeno usiamo una confezione. Non lo so, mi sembra un'idea carina. Ok, mi sembra abbastanza farcito questo strato, boh. Non lo so, non ho una cognizione di quanto debba essere farcito uno strato. L'unica cosa, state attenti a metterlo, come dicevo, bene anche sugli angoli, perché sennò rimangono secchi, cioè secchi, sconditi, senza sapore, quindi sono un po'. Chi si becca le prime fette è un po' più sfortunato, altrimenti. Vabbè, diciamo che va bene così. Va bene. Prossimo strato. C'è un pochettino. È l'insalata di uova. Allora, queste sono, non sono altro che uova sode schiacciate con la maionese. Tra l'altro, cioè, si è anche un po' asciugato, forse c'è un po' più di maionese. No, no, va bene. Noi non mettiamo mai tanto condimento tipo sale, pepe, cioè queste sono proprio soltanto uova sode e maionese. Però qui ci starebbe bene a chi piace magari usare un po' le spezie, non so, un po' di paprika, magari ci andrebbe un po' di erba cipollina in quello con il tonno, non lo so, insomma, siete liberi anche se volete usare questi ingredienti. Di aggiustarle secondo il vostro gusto, quanto siete abituati, come siete abituati. Tra l'altro, questa insalata di uova, cioè, a me piace tantissimo, che ripeto, non è altro che uova con la maionese, non è che è chissà che, però mi piace tanto. E tra l'altro è anche una cosa molto giapponese, ho notato, cioè, ho visto che in alcuni sandwich loro usano questa insalata di uova. Scusate, intanto mi azzittisco perché sto cercando di capire come disporre bene. Cioè, sembra una roba complicatissima. Bisogna mettere tutto bene, se no qua rimane troppo, qua rimane poco. Cioè, vabbè. Dicevo, non sono altro che uova sode schiacciate con la maionese. Cioè, proprio schiacciate con la forchetta. Neanche star lì a tagliarle bene. Cioè, proprio schiacciate giù in malo modo. Con la forchetta e poi condite con la maionese. E non mi ricordo perché io ogni tanto mi guardo quei video che girano molto aesthetic in cui si vedono i cibi dei film tipo Studio Ghibli e simili. E ho visto che a volte ci sono questi tramezzini con dentro le uova che sembrano fatti proprio così.
Quindi anche per gli amanti degli anime, del cibo degli anime come me, questa mi sembra un'ottima cosa. Cioè, veramente, per fortuna che io non sono una grande cuoca e non ho un canale YouTube solo di video di cucina, perché sto mettendo 45 minuti solo per fare uno strato. Mi sento scema, ma vabbè. Ok. Diciamo che può andare. Ultimo strato farcito, e questo lo facciamo con prosciutto, formaggio e maionese, perché il resto è tutto cremoso, quindi sta tutto bene assieme. Questo invece è quando avete la vostra parte di mattonellina e cercate di mangiarla come persone decenti con forchetta e coltello, no? Come abbiamo fatto le varie feste, così. Che poi vabbè, eravamo soltanto noi con mia zia, non è che ci fosse grandi invitati, però uno cerca di darsi un tono, un contegno. Ecco, lo strato col prosciutto è lo strato più stronzo perché si disfa e ti fa spaccare tutta la mattonellina. Quindi un bello strato di maionese. Cioè, veramente io ho un disturbo con lo spalmare le cose sugli strati, perché ci metto sempre 45 ore anche per fare una cavolata, cioè non lo so. Ho questa sorta di ricerca della perfezione nello spalmare in maniera equa le cose, senza riuscirci chiaramente, perché non è che sto facendo un'opera d'arte, anzi. Però ricordatevi gli angoli, i bordi, perché se no rimane tutto secco, perché poi se lo mangiate subito ancora, ma se magari lo preparate poi appunto per portarlo al picnic, piuttosto che gli angoli fuori si seccano, viene uno schifo tremendo. Quindi qui, ok, abbiamo messo un po' di maionese, poi mettiamo delle fette di formaggio. Io uso questo qui che è Edam, potete usare qualsiasi formaggio che volete. C'è uno storico per ogni volta, fate quello che volete, questo è come lo facciamo noi. Qualche quanto? Metà circa. Spero di averlo tagliato giusto. Voilà, cacchio, quasi perfetto. Anche qui un altro stratino di maionese, giusto per dire, stiamo attaccati fra di noi, perché sennò, ripeto, il prosciutto va da tutte le parti, la maionese la tiene un po' assieme. Cioè, mi sento un semino. Dicevo, in quello di pesce, al posto di questo strato qui con il prosciutto e formaggio, avevamo messo, mi sembra, burro e salmone affumicato. Poi avevamo fatto sempre l'insalata di uova, sempre il tonno, e avevamo messo anche l'insalata di surimi. Quindi avevamo fatto i surimi tagliati sempre con la maionese. Sì, ci va molta maionese in questo coso, in caso non abbiate capito. Ma perché tiene assieme un po' le cose la maionese, altrimenti non va tutto un po' da una parte, un po' dall'altra, e quando provate a tagliarlo si spantega in giro. Sì, mia mamma ha detto metti la maionese anche fra i vari strati di prosciutto, ma non è che posso stare qui a mettere 80 kg di maionese per tenere tutto assieme. Quindi, se volete essere sicuri e volete seguire il consiglio della mamma, cosa che io non faccio perché sono una bambina ribelle, dovreste mettere appunto un po' di maionese anche qui, giusto per tenere tutto assieme. Io lo metto soltanto prima dell'ultimo strato, allora, facciamo direttamente così. Voilà. Io voglio far star tutto dentro, ma che stia anche vicino ai bordi qua. Com'è? Ok, lo vedo da lì. Devo guardare dalla videocamera perché non vedo il dietro.
un po' qui. E adesso io spalmo la maionese, aspettate che mi pulisco. Spalmo la maionese anche sul lato interno, quello che poi va appoggiato giù dell'ultimo strato. Sempre per un discorso di tenere assieme le cose. Estremamente difficile, lo appoggiamo qua, non lo vedete perché, cioè lo vedete poco perché è dietro, ma fidatevi, sto spalmando solo maionese. Avevamo fatto anche una versione di questo tramezzone, e lo chiamo così, il tramezzone, al forno, che era simile, era prosciutto e formaggio però in tutti gli strati, con formaggio spalmabile al posto della maionese e gli strati bagnati con del latte, gli strati di pane al posto che appunto con la maionese, perché in forno non è che sia il massimo, e alla fine coperto con pan grattato, mi sembra. Non era male, ma io preferisco questa versione qui un po' più fresca, estiva, ideale appunto, come dicevo. Ma anche se avete un giardino, volete mangiare fuori, cioè vi mettete lì, preparate questa roba al mattino, poi quando è ora di pranzo è già pronto. Voilà. Mannaggia, i bordi mi fanno impazzire. Ok. No, questo devo tenerlo fuori, mannaggia. Vabbè, altro qua. Quindi qua c'è la maionese e io vado a coprire. Ok. Ecco qua, io dicevo, se voi avete intenzione di portarvelo in giro appunto per un picnic eccetera, non mettete niente su questo strato, lasciatelo così in modo che possiate appoggiarlo alle cose, toccarlo eccetera. Se invece ve lo mangiate a casa perché decidete di fare, ma questo c'è un altro coltello sempre, decidete di fare appunto, non so, come noi non sappiamo cosa mangiare oggi, ci mangiamo questa roba qui, oppure da presentarlo in maniera un pochettino più carina per l'antipasto di qualche pranzo di Natale eccetera, potete decorarlo. Io di solito cosa metto? Formaggio spalmabile che si è avanzato da la crema di tonno, vediamo se è abbastanza, anche perché così rimane sempre un po' meno asciutto, no? Se spalmate anche l'ultimo strato. Anche qui, altri 45 minuti di io che spalmo cose sui bordi. Bello questo video, completamente inutile. Avreste potuto saltare direttamente dal minuto 1 in cui spiego che cos'è all'ultimo, probabilmente. Spalmo, come se non ci fosse un domani sui bordi. Così potrete anche giudicare le mie abilità di spalmatrice professionista. Mi sento un po' come quelli di Bake Off che devono fare la crema perfetta attorno alla torta. Ecco, io cioè impazzirei se dovessi partecipare a una roba del genere in cui devo spalmare qualcosa in maniera uniforme, perfetta, cioè ciao, avrei bisogno di 45 minuti solo per spalmare. Ok. Oh, ce l'ho quasi fatta, mi manca solo quest'angolo qua. Molto bene.
e sopra potete decorarlo un po' con quello che volete. Io oggi non c'ho praticamente niente, ho tenuto 3 fettine di uovo sodo e ci metterò quelle. Ogni tanto mettiamo, mettiamo anche qualche oliva se è già aperta, perché aprire solo un fiambrato di oliva per mettere 2 qua sopra. Qui ho un po' rotto l'angolino, ma lo teniamo assieme con un po' di formaggio spalmabile. Top, non si vede. Qualche oliva, qualche, non so, dell'erba cipollina, qualsiasi cosa vi piaccia e abbiate in giro e abbiate voglia di metterci sopra. Io mi sono tenuta solo le fette d'uovo, ne mettere ancora un po' per la vostra gioia. Starò qui a spalmare ancora questa fetta di pane per altri 45 minuti. Scema per questa roba. Perché poi mi sembra sempre che ci siano dei punti dove ce n'è troppo, dei punti dove non ce n'è, quindi continuo a passare, solo che per ripassare lo tolgo, faccio uno strato sempre più sottile e poi fa schifo. Vabbè, dai, diciamo che posso anche accontentarmi. Mi sembra che sia venuto abbastanza. Lì in video fa veramente schifo. Anche dal vivo, non pensate che sia tanto meglio. Qui ce n'è poco. Questo lato qui. Voilà. Sì, vabbè, insomma, chi se ne frega, eh? L'importante è che sia buono, anche se non è esteticamente perfetto. Voilà, ok, adesso lo decorerò con estrema grazia ed eleganza, con le 3 fettine di uovo sodo che ho tenuto da parte. Centratissima, la storta. Non sono neanche capace di centrare le fette d'uovo sul panino, vabbè. No, aiuto. Questa fetta è un po' rotta. Mannaggia. 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 Ecco. Ho spantegato tutte le parti. Ecco, andiamo di riparare al danno. In cui ho sbattuto, schivo tutte le parti. Cioè, che professionalità. Voilà. Bene. Questo è il mio tramezzone. Vedete? Tutti gli strati belli. Imbottiti, ciucciottini. Forse questo è rimasto un po' poco. Mi sa che metto sempre troppo poca crema di tonno, perché è il mio solito problema dello spalmare. Bene. Torniamo su. Ok. Questo è quanto, come dicevo, l'ultimo strato di decorazione, giusto per servirlo in maniera un pochettino più carina in casa, potreste farlo anche fatto meglio, anzi sicuramente. Potete farcirlo come volete, potete farlo misto, solo carne, con salumi diversi, credo si possa fare, non l'ho mai fatto. Solo pesce, come abbia fatto io, vi ho dato qualche idea. Vegetariano, vegano, non lo so. Potete sbizzarrirvi come volete, potete mangiarlo come antipasto in una cena sontuosa, come tramezzini per un picnic, per un pranzo al sacco, per non so, portarvelo al lavoro a pezzettini, come preferite. Niente, un video molto molto lungo per una cosa molto molto semplice che però volevo farvi vedere. Quindi come sempre grazie per aver visto il video, un bacio, alla prossima, ciao!